Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Natron e oggi continuiamo finalmente la nostra avventura per il 50° anniversario di Dungeons & Dragons con Old School Essentials. Scusate se non ho caricato da diverse settimane nessun video, ma complice lavoro di amici, vari impegni, ma soprattutto il caldo. Veramente no, veramente non riuscivo. Ma già appunto qua la preparazione, perché qua voi vedete i libri, qua accanto poi di qua c'ho microfono, il vassoio lanciadadi, il Weatherex Flower, poi ho da questa parte i dadi, il libro, insomma c'è tutta la preparazione in una scrivania che è quella che è alla fine, appunto l'avete visto in altri video, la scrivania appunto che è molto piccola, quindi sono molto ristretto. Ma soprattutto sì, il caldo che mi ha veramente mi ha veramente veramente ucciso. Allora, noi non abbiamo fatto una cosa, noi non abbiamo cancellato, ora faccio un po' di spazio, e ti pareva che non c'avevo la gomma qua accanto, la gomma dove caspita, eccola qua. Perché noi abbiamo trovato Elias, noi ci siamo lasciati che abbiamo trovato Elias, quindi l'obiettivo, il thread progress track, possiamo tranquillamente cancellarlo, perché appunto uno dei nostri obiettivi era quello di trovare Elias e lo abbiamo trovato. Ora io mi ricordo che ci siamo lasciati che ci stavamo incamminando per tornare al villaggio di, mi ricordo come che si chiamava il villaggio, adesso lo vediamo insieme, il villaggio, dovrebbe anche esserci la mappa qui da qualche parte del villaggio, noi eccolo qua, appunto il villaggio di Mithralkip, quindi noi dovevamo tornare al villaggio, ma anche se il nostro vero obiettivo era quello di uccidere i lupi, no? Smettere la minaccia di lupi dal villaggio di Mithralkip. Allora, nuova scena, dunque io parto col presupposto che noi appunto ci stiamo incamminando verso il villaggio, non arriviamo subito al villaggio perché appunto io voglio vedere un paio di cosette con il nostro caro amico Elias, più che altro fargli delle domande, perché appunto io sono curioso, voglio sapere appunto che cavolo c'è da scoprire. Allora, innanzitutto prendiamo le nostre schede dei personaggi e quindi immagino la scena appunto che noi stiamo camminando, no? Stiamo camminando per raggiungere appunto il villaggio. Il fattore caos è a 3, quindi tiriamo il D10 e facciamo un 9, quindi fortunatamente non accade nulla. Allora, quindi stiamo camminando e io vorrei fare delle domande. Ora, la domanda che voglio farli è una prova di carisma e la chiederà Serafina di farla. Quello che appunto voglio chiedere assolutamente al nostro caro amico ritrovato è la seguente cosa. Sto cercando anche di trovare una posizione più adatta per microfono e tutto quanto. Ok, qua dovremmo esserci. Gli voglio chiedere a Elias, cavolo, ce l'avevo in mente prima di cominciare la registrazione, porca miseria. Ecco, quindi Serafina parla. Senti Elias, ci vuoi dire che cosa è successo? Che cosa ti è capitato? Perché sei ridotto così? Quindi prova di carisma che 18, non mi ricordo se è un roll under o un roll, pare un roll under, mi pare, secondo, ecco, un vuoto di memoria allucinante delle prove da fare, aspettate un secondo, non mi ricordo le prove da fare, se effettivamente
Mi pare che bisogna tirare sotto, quindi è un roll under, quindi è un tirare sotto. Ah, mamma mia, la caratteristica, da quanto è che non ci gioco, ragazzi, da quanto è che non ci gioco, perché io non ho più toccato il gioco, assolutamente. Allora, queste no, sono le caratteristiche del personaggio, ah, tiri sulle caratteristiche. Sì, esatto, è inferiore uguale, ovviamente abbiamo fatto 18, quindi abbiamo completamente fallito. E vedi che Elias risponde soltanto, non ne voglio parlare. Bene, a questo punto io ho un'altra domanda in mente da fargli, che però questa può essere tranquillamente una risposta sì no, quindi volendo possiamo anche tirare secondo me su Mythic, quindi chiedere a Mythic, perché dato la domanda che io voglio chiedere appunto se i lupi sono stati sconfitti oppure no, e secondo me è una risposta sì no, quindi di Mythic classico, no? Quindi Fate Chart, noi non lo sappiamo appunto se i lupi sono stati effettivamente sconfitti, quindi secondo me si tira un D100 e la possibile probabilità è il 50-50. Quindi chiedo, quindi Serafina chiede, fa la domanda a Elias. E i lupi sono stati sconfitti, i lupi che minacciavano il villaggio. 50-50, fattore 3, vediamo, abbiamo un 25% di probabilità. Ovviamente no, perché è uscito 63. Lui vedi solo che risponde no. Bene, quindi non ci vuole dire che cavolo è successo, non ci vuole dire, ci ha detto che i lupi non sono stati sconfitti. E io avrei un'altra domanda, per l'appunto, e allora io proverei un attimo a convincerlo di nuovo con una prova di carisma, e quindi Serafina parla e dice, ho detto, senti Elias, noi abbiamo deciso di aiutare il villaggio di Mithralkip a con questo problema dei lupi e abbiamo promesso di aiutarti, diciamo, se ti trovavamo di portarti in salvo. Ci vuol dire almeno che diavolo, detto, ti prego di dirci che cosa è successo, perché per l'appunto per capire, perché non abbiamo indizi, l'unico indizio che abbiamo trovato sei te sei l'unico che ci può dire qualcosa. Io qua non farei nemmeno una prova di caratteristica perché abbiamo fallito, direi di chiedere di nuovo la Fate Chart, sempre un 50-50, e quindi la domanda al master è, Elias ci racconta qualcosa? E sì, è 35, era troppo bello ovviamente per essere vero. E vedi che l'unica cosa che ci dice è, sono molto stanco e sono molto stanco ora, voglio soltanto raggiungere un luogo tranquillo per riposare. E a questo punto a questo punto c'è l'altro che è Vergil, dice va bene, tranquillo, dai, ti portiamo al villaggio di Mithralkip, così ti puoi riposare. Domanda che mi è venuta in mente: ma Elias vuole davvero tornare al villaggio di Mithralkip? Sempre 50-50. No. Quindi Elias non vuole tornare al villaggio di Mithralkip. Vedi che a un certo punto lui dice, detto, dove stiamo andando? Serafina, quindi come azione, si gira, lo guarda e gli dice, ti stiamo portando al villaggio di nuovo, al villaggio di Mithralkip. Assolutamente no, non voglio tornare in quel villaggio. Sente, Serafina rimane un po' così, guarda Vergil per dirgli, ma che cavolo dice, scusa. A questo punto le dico, scusa, ma come non vuoi tornare al villaggio? Devi tornare da qualche parte, devi riposarti, non puoi riposarti nelle terre selvagge, perché se non mi ricordo noi siamo esattamente qua.
noi siamo qua, ok? E Mithril Keep è qua. C'era Binnington, che era un'altra città. Ah sì, è vero, il nostro obiettivo era quello di andare a Binnington per cercare appunto informazioni, obiettivi, più che altro informazioni sui lupi, però in questo esagono qua, quindi vicino tra Mithril Keep e Binnington, ci abbiamo trovato Elias, quindi ora stiamo tornando a Mithril Keep. E lui dice, ma scusa Elias, perché non vuoi tornare a Mithril Keep? Un motivo c'è. Dico, senti, a questo punto sei stanco, sei ferito, non vuoi tornare al villaggio, dici quello che cavolo è successo, è inutile che appunto stai a fare tanto il misterioso, no? Così magari possiamo darti una mano. E secondo me adesso c'è una probabilità che lui, una piccola probabilità che lui appunto, perché lui attualmente non credo che si fidi tanto di noi, quindi direi che diventa probabile, ma poco probabile, il fatto che lui appunto ci racconta qualcosa. Quindi Elias, ci racconta che cosa gli è successo? Sì, ok, però c'è anche un evento casuale, quindi lui ci racconta cosa è successo, però c'è anche un evento casuale. Quindi, lui dice, allora secondo me, essendo appunto che è un evento casuale, secondo me lui non ci dice, però non si fida ancora di noi. Elias dice soltanto, va bene, d'accordo, vi dirò qualcosa quello che è successo. Nel frattempo io voglio vedere qual è l'evento casuale. 87. E 87 è current context, quindi accade qualcosa nel contesto attuale del... abbiamo un po' d'acqua, della cosa. Vabbè, direi che... a massimo ci dice qualcosa, ma non ci racconta tutto. Credo che sia quello, cioè che ci racconta proprio il minimo indispensabile. E poi basta, e poi assolutamente non ci dice altro, quindi appunto siamo anche lì ancora confuso. E andiamo a tirare... non so se c'è un... vediamo se c'è una tabella qua in Mythic che ci può aiutare... a dire qualcosa. Background conversation potrebbe essere interessante. No, motivation. Allora lui ci ha detto, ok, qualcosa vi dirò, ok, quindi a questo punto vediamo intanto nella motivazione, quindi perché intanto vediamo la motivazione, magari ci viene qualcosa in mente. A 54 joy vuol dire enjoy, unire, joy tipo di divertimento. Aspettate che vado a vedere qua sul computer che c'ho nel traduttore, così almeno si vede qualcosa, ragazzi, almeno così. Che joy vuol dire divertimento, joy, no, gioia possibile, mi pare che vuol dire gioia, aspettate. Allora, andiamo subito a vedere cosa vuol dire joy. Sarebbe carino queste cose, ma di farle queste sessioni qua di giochi di ruolo così, no? Su Twitch o su YouTube in streaming, il problema è che la connessione mia fa schifo, così come anche il computer non è dei migliori per streamare. A parte il caldo, quindi direi anche di no. Però magari una piccola stream una volta a settimana, magari per queste cose qua. Il problema è che non dovete trovare il modo di, e l'ho trovato anche, di streamare, cioè da riprendere dallo schermo qui al telefono. Sì, joy vuol dire gioia, fonte di gioia, vanto, no, pride and joy. Sì, no, joy vuol dire vanto, ok. E l'altra parola invece è... 9 change, un cambio della gioia, un cambio di gioia. Quindi vuol dire che lui magari era contento e si è arrabbiato. Potrebbe essere interessante. Quindi può essere un cambio. Oh, ragazzi, torna, perché se vi ricordate, noi abbiamo trovato quel cavolo di libro, che era un libro, no, sulle possessioni, quindi è normale che magari prima era contento e ora appunto è diventato triste.
L'unica cosa che dice: sono solo venuto in contatto con un oggetto, ci dice lui. Potrei però chiedere di nuovo a Mythic se è quel motivo o no, però direi molto probabile appunto vista la possibilità appunto, perché un change of coso, quindi direi che anzi, facciamo una domanda al master. Allora, direi che è molto probabile, quindi vedi likely come probabilità, perché comunque è effettivamente molto probabile. Questo suo cambio di gioia c'entra qualcosa il libro che abbiamo trovato nella sua casa? 35. Direi di sì. Dice: sono venuto, ho trovato un oggetto e da quel momento la mia vita è cambiata. E Serafina, quindi a questo punto, come azione, guarda Virgil. Virgil capisce, tira fuori dallo zaino il libro e dice: e stai parlando per caso che sarebbe questo qua? Ok, dice: stai parlando per caso, stai parlando per caso di questo libro? E io ora voglio vedere la sua reazione al libro. Vediamo se c'è una reaction o qualcosa del genere. Combattimento, character action, background, descriptor, identity, personalità, motivazione. No, forse c'è in un, però non credo che c'è qualcosa di interessante. Allora, vediamo un attimo. Motivation. Ah, il mood, ok. Allora, ok, provo a utilizzare une. Ci proviamo, ragazze. Une, questo qua, sto provando a utilizzare. Allora, c'è una tabellina qualche, la tabella 6, che è NPC Conversation Mood. Quindi, appunto, il mood della conversazione. Dunque, attualmente quello di base, lui parte dal neutrale, ok? Di base, però a questo punto lui non è neutrale. Io più che neutrale, allora qua c'è neutro distressful, che distressful dovrebbe voler dire guardingo, che provoca disagio, che mette a disagio, ma nemmeno, perché direi che più che altro è neutrale. Quindi vediamo un attimo appunto come che cambia il mood della conversazione appena vedi il libro, a meno che non c'è proprio un'altra tabella più specifica. Bearing non mi ricordo mai che cavolo vuol dire bearing. Bearing non mi ricordo mai che cavolo vuol dire, magari me lo segno. Ah, portamento, modi. Ma no, va bene, il tono della conversazione va più che bene. Tiriamo quindi il di 100. 84. Ah, diventa sociabile. Ok. Quindi pensavo che diventava più pensavo che si arrabbiava, che appunto diventava più cattivo, no? Più coso. E niente, praticamente lui guarda il libro e lo guarda un po' e poi dice: sì, è proprio quello. È questo maledetto libro che da quando l'ho trovato la mia vita è cambiata in modo irreversibile. E a questo punto io, Serafina, prova a convincere Elias e gli chiede: e tu, che libro è questo Elias? Quali sono le sue proprietà? Che cosa ti ha fatto effettivamente? Prova di carisma. Che lo speriamo, attenzione, perché ho fatto 11, quindi lui attenzionalmente ci dice che cos'è questo, cosa fa questo libro. Quindi questo libro, appunto, come ci è appunto stato detto nell'altro libro, che sarebbe l'Arcane Artifacts and Curios, se non sbaglio era pagina, il libro era
il numero 441 l'oggetto, eccolo qua, The Journal of Bernard Theseus Possessed, che praticamente dice che dentro questo libro c'è l'anima di Bernard Theseus, e Raider Snooty Wizard, quindi appunto un mago che con un complesso di superiorità, ok? Lui conosce molto circa la magia arcana, o magia oscura, comunque c'è, cioè, obscura arcana c'è scritto, and will take every opportunity to show off, quindi prenderà qualsiasi opportunità di mostrarla. E Bernard Theseus, quindi devo ricordare, e lui ci guarda, ha detto quel libro è maledetto, detto contiene l'anima di Bernard Theseus, e a questo punto Virgil dice, e che dice, sì, abbiamo visto anche noi, ma chi diavolo è questo Bernard Theseus? E a questo punto c'è Elias che dice, Bernard Theseus è un mago un po' sciocco, forse un po' ambizioso, scoperto che era un mago ossessionato da un complesso di superiorità e che cercava di com'era possedere cosa, aspettate che riguardo qua nell'oggetto perché non me lo ricordo, ok, non ha said sentience, ok, praticamente sì, cioè è stato un mago che è sempre stato ossessionato dalle possessioni, dal cercare di ottenere o possedere comunque un oggetto, qualcosa del genere, e credo anche nell'incantamento delle armi, una cosa del genere, però purtroppo in uno dei suoi esperimenti il libro, cioè il libro, diciamo la sua anima è stata intrappolata nel libro. E il libro, quindi a questo punto Serafina dice, vuol dire che il libro ha una volontà propria, e quindi c'è Elias che dice sì, precisamente, più che altro è l'anima dello stesso Bernard che ogni qualvolta ha la possibilità di mostrare le sue doti magiche lo fa, e credo che comunque mi abbia posseduto in qualche modo, non so come, ma probabilmente il fatto appunto di poter controllare questo libro magari gli ha dato qualche potere sconosciuto, ma anche a lui stesso sconosciuto, e quindi mi ha impossessato in qualche modo. E ci sono appunto stati momenti in cui io mi sono ritrovato a fare cose o a essere in luoghi, in determinati luoghi che manco io sapevo com'era possibile o come ci sono arrivato. In effetti alcuni erano preoccupati per me, c'erano alcuni abitanti del villaggio che mi consideravano un pazzo, uno squilibrato. L'unico che ha veramente capito la situazione è stato il parroco, che io, porca miseria, non mi ricordo il nome del parroco, un secondo soltanto, aspettate un attimo, il parroco, come si chiama il parroco? Padre Owist, ecco, l'abbiamo trovato. L'unico ha detto è Padre Owist, il parroco di Mr. Kip, che ha capito che c'era qualcosa che non andava, però io ho sempre voluto tenere all'oscuro, perché già era, capitemi, è un oggetto molto pericoloso, che in mani sbagliate potrebbe, non so che cosa potrebbe capitare, perché non so effettivamente di che cosa è capace, di che cosa era capace il Bernard Theseus, ma soprattutto di cosa è capace di fare ora il libro in cui è rinchiusa appunto la sua anima. E questa è la storia per il momento. A questo punto Serafina chiede, ma scusa, provare un attimo a distruggere il libro, a bruciarlo? No, di solito con le cose di possessione funziona, una cosa che è posseduta la distruggi, dovrebbe in teoria comunque sparire. Vediamo se è possibile, quindi la domanda che faccio al master è, si può bruciando il libro, si può liberare appunto l'anima di Bernard, cioè distruggere completamente l'oggetto?
Allora, secondo me lui ci avrebbe anche provato, quindi secondo me è molto improbabile, o improbabile o molto improbabile che succeda una cosa del genere. Di solito è improbabile, quindi vediamo. Abbiamo un 15%, e infatti abbiamo fatto 48%. Quindi no, non si può bruciare. E quindi, cioè, Elias dice, ci ho provato, cosa credete? Ho provato in tutti i modi. Ho provato a bruciarlo. Ho provato a gettarlo via in un burrone, ho provato a buttarlo in mare, ho provato a dividere la metà con una spada, con un'ascia, ho provato in tutti i modi possibili, ma ogni volta che io sto cercando di liberarmi di quel libro, mi ritrovo sempre il libro in mano. È come se la stessa anima di Bernard non volesse che lo distruggessi. Non c'è modo di liberarsi di questo libro. E a questo punto gli dico: scusa, ma ok, tu c'hai questo problema, possiamo comunque aiutarti appunto a risolvere appunto il problema. Deduco che prende possesso soltanto di una persona e basta, almeno perché appunto su di noi, né su padre August, che comunque l'ha osservato e l'ha visto, non ha avuto effetto in modo strano. E qui Vergil, ora appunto mi ricordo anche di una cosa, Vergil dice, sì, tranne su una guardia che cioè, non, è scappata appena l'ha visto, quindi non lo so, potrebbe avere delle preferenze, appunto se l'anima di questo stregone avrà sicuramente un obiettivo o una personalità propria. E quello che voglio chiedere comunque a Elias, e a quel punto userò la fit chart, e dico, ascolta Elias, noi possiamo provare ad aiutarti. Padre Ovis ci ha detto che nella città qua vicina di Biddington potrebbe esserci una vasta libreria dove, se non sbaglio era questa, una vasta libreria dove possiamo andare a... Ecco, l'obiettivo era appunto quello di raggiungere Biddington. C'è una vasta libreria dove magari potrebbero esserci informazioni su questo libro, sul suo proprietario, e magari potrebbe dirci un modo per liberarci, no? Una cosa del genere. E noi stavamo appunto andando lì per cercare più che altro qualche informazione appunto su questi lupi. Ho detto, non so, visto che comunque adesso ci hai raccontato qualcosa di successo, non so, ci vuoi accompagnare, perché comunque, cioè, cosa fai poi? Cioè, ti vai a casa, mi trae il keep e basta. Almeno detto così, magari se ti fa qualcosa di sbagliato, noi magari ti possiamo comunque proteggere, ti possiamo aiutare. Credo comunque che il libro, l'anima di Bernard, prenda soltanto possesso di un oggetto, di una persona alla volta, quindi se sei in compagnia almeno c'hai altri due, o comunque se lui prende possesso di me o di Vergil, comunque c'è comunque altre due persone che possono comunque controllarlo. Che ne dici? E io direi che il buon Elias, e qui faccio una domanda alla fit chart, però secondo me, vista appunto la situazione, è molto probabile che, anzi, ma sarei quasi certa addirittura, perché quante probabilità c'è che Elias... La sono molto buone, molto molto buone, ragazzi. Quindi direi un very likely, se non addirittura è quasi certo, perché comunque stiamo andando a cercare in una libreria delle informazioni su questo tizio, quindi probabilmente lui magari si sente anche più sicuro se in compagnia, quindi io direi che nel certain la probabilità, meno male perché era 75, quindi 70, lui ci dice, detto sì, detto, non è una cattiva idea in effetti, magari possiamo scoprire appunto qualcosa su questo, su Bernard, magari è una, non lo so, magari era un mago, che magari c'è il suo nascondiglio, non lo so, comunque sì, tutto molto volentieri vengo con voi. E quindi Elias ci si aggiunge al gruppo. Volendo possiamo contare Elias come non mercenario, ma dovrebbe esserci la possibilità di avere
non sono proprio come mercenari, ma tipo un seguace. Dovrebbe esserci qua in Old School Essential le regole per gli seguaci e i mercenari, però non è qua, mi pare. Comunque era molto probabile che andava con loro, perché comunque cosa fa se torna, cioè, capito, mettete il caso che alla fine lui, cioè, l'anima di Bernard riprende possesso e decide di uccidere tutto il villaggio, capito? Cioè, non sapevo nemmeno se questo mago è pericoloso, era appunto soltanto un tizio che aveva un complesso di superiorità, ma era innocuo, quindi per lui, ragionando, dice: ok, è meglio che magari vado con loro, che almeno mi proteggono, mi tengono d'occhio, che magari andare da solo e mettere in pericolo gli altri villaggi. Quindi era quasi certo che andava con loro. Secondo me, almeno da come la vedo io, insomma, la probabilità. Allora, sto cercando qua sul libro le regole dei seguaci aiutanti, seguaci. Allora, i seguaci sono PNG ancora ingaggiati dai personaggi affinché li accompagnano durante le avventure. Va bene, ne abbiamo uno, ok. Abbiamo il classe e il livello anche, vedi. Ma devono essere di livello pari o inferiore a quello del PG che li sta assoldando. Vabbè, livello 1, siamo a livello 1, quindi ci sta. Paghi in mantenimento, direi che assolutamente non ci interessa. Beh, aiutati qua sono tipo mercenari, ecco, sono tipo seguaci. No, no, va bene, penso. Qua c'è anche la tabella per la realtà. Reclutamento, quote o specialisti forse. No, è un aiutante. Ok, vabbè, cioè abbiamo comunque lui che non è che andare a fare magari una scheda. Ecco, potremmo fare appunto una scheda. Ecco, facciamo una scheda di ma veloce, così proprio molto molto veloce. Anzi, invece di fare una scheda, utilizziamo le Table Fables per fare un personaggio così molto 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 velocemente, in modo che magari ci allora sì, eccolo qua, Willington Hamlet. Aspettate, dunque scriviamo, servono anche altri dadi, devo un attimo recuperarli. Comunque scriviamo Elias, NPC, vediamo un po' di riuscire. Allora, facciamo, abbiamo detto che si chiama Elias, allora vediamo sulle Table Fables, tanto questi non ci interessano, no? Tanto per ora stiamo lavorando su Elias, quindi Madonna ragazzi, che caldo, io d'estate muoio, io d'estate veramente con questo caldo muoio, una cosa veramente atroce, atroce e basta, l'estate io la odio proprio per questo motivo. Allora intanto vediamo che classe è Elias, così magari usiamo anche il Table Fables per creare i personaggi, allora intanto vediamo che razza è. Perché noi abbiamo presunto che Elias era umano. Però no, no, era umano, era umano, era umano. Quindi facciamo così, facciamo Elias. Allora facciamo razza. Oh no, non abbiamo mai detto se era umano Elias. L'abbiamo detto per caso? O tiriamo il dado e vediamo che cosa ci capita, che dite? Infatti non l'abbiamo, non mi pare che era umano, era. No, non si era mai tirato, cioè l'ho dato io per scontato che era umano, però appunto vediamo che era. Magari non è umano, chi lo sa. Un D8. Un nano. Quindi Elias in realtà è un nano, ok? Quindi io, vabbè, avevo dato per scontato che era un essere umano, però in realtà è un nano, quindi Elias
Elias è un nano, e è un nano di allineamento, ma, beh, uomo ovviamente, quindi è inutile anche dire il sesso. La religione, vediamo invece la sua religione qual è. Middle religious, quindi è no, non è proprio religiosissimo, però insomma, quindi facciamo religione, sarebbe la religione, il middle religious sarebbe il passo superiore, che non è religioso, quindi è poco religioso, poco religioso, ok, ci sta. Vediamo che età, sempre un D8, magari evitiamo di avere infanti, o magari non 8, perché comunque 8 permette il massimo. Ma no, avevo detto che era abbastanza giovane, quindi sì, non possiamo anche tranquillamente non dirlo comunque. Così come NPC disposition, che appunto è amichevole, polite, rude, ostile, ma non ci... Oddio, sì, vediamo appunto la disposizione, appunto di base lui com'è, NPC disposition. Quindi facciamo NPC disposition, e bisogna tirare un D6. 1. Kind and welcoming, addirittura, quindi gentile, e quindi è gentile e benevolo, credo che vuol dire benevolo. Beh, non si direbbe comunque da come ci ha già incontrato, però vabbè, ci sta appunto che un po' non ci conosceva, un po' era preoccupato per questo cavolo di libro, quindi appunto ci sta che era una cosa del genere. Status finanziario non ci interessa, perché tanto l'abbiamo già appunto visto. No, è vero, status finanziario non lo sappiamo mica com'è, se è ricco o no, ma non credo, direi che è nella media, insomma, non è né ricco né povero, evitiamo. Vediamo la classe, un D12, questo è interessante, ad esempio. La classe è molto interessante, vediamo che classe è il nostro caro amico, cos'è, un 6 o un 9? È un 9. Ah, è un 9, è un... Ah no, NPC class, era un D20, perdon. Era un mago, ma era il player, era praticamente 7. Vediamo. È un accolito, acolyte, un accolito, ok. Quindi è un accolito. Ok. E vediamo i tratti della caratteristica del personaggio, quindi facciamo il tratto, però non si è mai fatto questo, è un D100, 65, no, sì, 65, pregiudicato, ok, quindi pregiudicato. Vediamo se c'è qualche altra cosa da stabilire. Vabbè, stranezze e disabilità e stranezze del personaggio. Ah, vediamo anche le disabilità e stranezze del personaggio, che interessante, Quindi, disabilità e stranezze. Sempre un D100, 93, ora ho capito che bello, ora ho capito perché era così, abbiamo trovato così un po', perché c'è scritto che il player, quindi il giocatore in questo caso Elias, ha paura degli animali, quindi paura degli animali, ma scusa cioè, hai paura degli animali e andate a caccia dei lupi, a meno che
degli animali comuni. No, is deathly afraid of one common animal. Quindi is deathly... Aspettate, che devo vedere nel traduttore che caspita mi sta a significare questa cosa qua. Quindi nel traduttore proprio. Allora, il character, c'è scritto quindi sarebbe il personaggio, no? Allora, il character dice is deathly afraid, quindi ha una paura mortale, presumo. Is deathly afraid. Sì, ha una paura mortale di un animale comune. Of one common animal, quindi of one common animal, cioè di un animale comune. Questo caso è il lupo, paura, quindi non ha paura degli animali tutti, ma ha una paura mortale. Beh, direi dei lupi, cioè a maggior ragione, ok? Dei lupi. E allora io mi dico, che cacchio c'è andata a fare per cercarli, a meno che non è stato il libro che lo ha obbligato, l'ha costretto ad andare appunto a cercare questi cose. Quindi eccolo perché l'abbiamo trovato impaurito, scosso, che appunto si guardava in giro, no, in generale, ok? Oh, vogliamo anche vedere com'è l'aspetto del nostro Elias. Vediamo anche l'aspetto del nostro Elias, dai, andiamo a crearlo proprio. Quindi aspetto Elias, ovviamente alcune cose non le andrò a tirare perché tanto... cioè tipo l'altezza è un nano che tiro sull'altezza. Scusate, ma mi hanno appunto chiamato dal telefono e mi hanno interrotto sto cavolo di registrazione, quindi non mi ricordo nemmeno a quanti minuti ero. E dicevo, quindi ecco perché lui ha paura, cioè abbiamo trovato così impaurito, perché effettivamente ha una paura mortale dei lupi. Quindi quello appunto che mi stavo dicendo è, ma lui perché cavolo c'è andato? Cioè c'è andato per cosa? Ce l'ha portato il libro lì a sto punto, no? La possessione del libro. Perché allora non me lo spiego tutto sto casino. Comunque direi di chiudere qua la scena, perché direi che è arrivato il momento. Facciamo un po' di buca. No, fermi, appunto. Dovevamo creare Elias, qua me l'ho appunto scordato dell'aspetto. Allora, il naso è un D10, poi 10, ed è un flat, un naso piatto praticamente, quindi è piatto. Poi vediamo la corporatura. E anche la corporatura non sta male. Corporatura, che è sempre un D10. 5. Husky. Che vuol dire husky? Build husky. Cosa vuol dire husky? Vediamo un po'. Husky. Roco. Ah, grosso, robusto, tozzo. Beh, direi tozzo. Tarchiato comunque. Quindi diciamo robusto. Beh, è un nano, quindi direi che ci sta. Facciamo colore di capelli, colore degli occhi. Quindi colore capelli e colore occhi. E cos'è un D? Allora, il colore è un D6, 3
light brown, quindi marroni chiari, capelli castano chiari semmai. Castano chiari. E il colore degli occhi è un D6, un D12. Quindi il D6, un D12 è, ce l'ha Hazel. Hazel, è uscito 3-3. Hazel, che vuol dire Hazel? Cioè, c'ha tipo un colore unico, fammi capire. Nocciola, ok, colore occhi nocciola. Ok, quindi abbiamo terminato la scena. Prendiamo, ovviamente per fare il coso, un po' di bookkeeping. Allora, gli obiettivi non ne dobbiamo cambiare. Lista dei personaggi non va cambiato, bisogna cambiare però il fattore caos. Oddio, potremmo aggiungere un obiettivo, scoprire appunto di più sul libro, che naturalmente non ce l'abbiamo. Quindi, intanto fatemi un attimo vedere qua dov'è il coso, intanto vediamo, intanto aggiungo un obiettivo che sarebbe quello di scoprire qualcosa sul libro. Ok. Ed essendo che appunto la scena era maggiormente sotto il nostro controllo, ma non mi pare, perché comunque, cioè, alla fine se ci ha detto ci ha detto, no, non era sotto il nostro controllo, perché abbiamo fatto delle domande, abbiamo fallito il test, è successo un evento casuale, quindi direi che non era in controllo, quindi appunto il fattore caos aumenta di 1, ragazzi. Quindi, andiamo a fattore caos 4. E niente, adesso direi di cominciare una prossima scena dove noi raggiungiamo il villaggio, perché noi attualmente siamo. Porto un attimo lo zoom indietro. Allora, attualmente siamo qua e con la prossimo passo raggiungiamo Billington. Però Billington bisogna appunto vedere che cosa c'è di caratteristiche. Cioè, sì, c'è la città, c'è una collina. No, abbiamo già detto perché c'è una città. Basta quello, non c'è bisogno di fare altro. Ah, le features abbiamo detto già che c'è il villaggio, quindi non c'è altro. Quindi raggiungiamo appunto questa collina e raggiungiamo il villaggio di Billington. E il villaggio di Billington io voglio crearlo insieme a voi qua. Chissà dove ci porta, questa avventura. Quindi Billington metto qua. Billington. Ok. Allora, andiamo a creare il villaggio. Tanto vado appunto a creare giusto. Il nome l'abbiamo già trovato. È un Hamlet, tipo un villaggino piccolo piccolo. Allora, vediamo che cosa c'ha di edificio di base questo villaggio. Oddio, avrebbe già un negozio, uno shop, quindi direi di evitare, sappiamo già che c'è la biblioteca. Vediamo proprio com'è però la disposizione del villaggio comunque, no?
Quindi facciamo edificio facciamo biblioteca e facciamo cos'è? Disposizione degli NPC? No, disposizione. Aspettate che voglio un attimo andare a vedere. Però no, ho paura che qui mi va a saltare. Vabbè, non importa. Lasciamo stare. Durerà i minuti che dura. E vediamo appunto come sono nei nostri confronti. Ho fatto 4, ma non è tanto positiva come cosa. Perfetto. Vedi, sono ostili. Sono ostili. Perché sono ostili? Vediamo se ha dei segreti questo villaggio. Allora, per i segreti bisogna tirare intanto un dado, un D6. Se ci facciamo uno, vuol dire che bisogna tirare un altro D6 perché c'ha dei segreti questo villaggio. Non ha dei segreti, quindi niente, sono semplicemente è un Hamlet che sono ostili. Levitanti verso i PC. Modificati qua dice dal carisma, ma va bene. E niente, quindi allora. Oddio, è tutta in discesa sta avventura. Domanda, ma se ce ne andiamo da un'altra parte? Perché questi sono stili, cioè non mi pare proprio la cosa migliore da fare, secondo me. A Hamlet, intanto qua. Allora. No, sto ragionando perché non. Di solito di Hamlet hanno una strada o due stradine e qualche edificio qua e là. È proprio quegli abitati dove c'è magari 10-20 persone, stop, capito? Cioè, proprio piccoli piccoli. Sono stili perché magari sono stili verso gli stranieri, quindi ci sta. Quindi questi appena ci vedono ci attaccano. Allora, andiamo a fare un genocidio di massa? No. Evitiamo, evitiamo. Ci avviciniamo al villaggio. E a parte bisogna appunto vedere quando si arriva, io direi anche un Weather Explorer, quindi no, diciamo che ci accampiamo e andiamo là il giorno dopo, così vediamo appunto il vento com'è che cambia. Si tira un D12, sarebbero 2D6 in teoria, quindi tiro 2D6, faccio 3 e 3 6, non si può andare in basso perché ci sarebbe un hazard, no? Nel Weather Explorer, quindi appunto rimane un po', al tempo un po' soleggiato, un po' col sole, un po' con le nuvole, un po' così, insomma. Quindi arriviamo nei pressi di questo villaggio. Domanda. Ci avviciniamo all'ingresso del villaggio. Io dopo faccio una domanda, ovviamente. Mitica, ma pare anche abbastanza inutile farlo secondo me. Allora, vediamo degli abitanti in giro, così in generale. Direi un 50-50, perché appunto non lo sappiamo se ci sono in giro. Quindi ci sono degli abitanti, che dal master, ci sono degli abitanti in giro. Abbiamo un fattore caos di 4, sbaglio. Sì, fattore caos di 4, ok. No, quindi restiamo un pochino nascosti, magari un po' abbassati sulla collina, appunto perché appunto è un villaggio, un Hamlet su una collina, e guardiamo, osserviamo il villaggio, perché appunto c'è. No, fermi, 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 fermi. No, annulliamo tutto. Domanda ulteriore, che forse è ancora più importante. Secondo me non lo sa lui, quindi sarà più unlikely. E
Elias conosce il villaggio di Bevington? Direi unlikely perché magari potrebbe non conoscerlo. Cioè lo conosce. Cazzo, sì che lo conosce. È uscito se lo conosce. Ok, praticamente mentre ci stiamo avvicinando, quindi ripartiamo a monte. Ci incamminiamo. Ma io purtroppo non ho tirato sul fattore caos. Porca miseria, gente, a me la voglia di giocare. Quindi, nuova scena. Scena inizia che noi appunto ci incamminiamo e cominciamo a salire la collina per arrivare appunto a questo cavolo di villaggio di Billington. Tiriamo il D10 per vedere appunto se c'è qualcosa di diverso. Non c'è niente, quindi appunto la scena comincia in questo modo. Mentre saliamo, Elias ci dice: ah, ragazzi, vi devo dire una cosa. Gli abitanti di Billington sono ostili nei confronti di qualsiasi visitatore o straniero del villaggio. Quindi Serafina dice: ah, come mai? Elias, quindi a questo punto chiede al master. Elias sa il motivo del perché loro sono ostili. 50-50, perché non lo so. No, non lo sa, non lo sa. Purtroppo lo ignora. Quindi lui dice: no, purtroppo non lo so. Mi ricordo soltanto che c'ero stato una volta, così per fare dei commerci, così per cercare cose. Insomma. C'è andato in passato e mi hanno praticamente attaccato e aggredito e addirittura anche armati e mi hanno mandato, sono fuggito proprio dal villaggio, ho detto mai più e mai poi ci rimetto piede. Sono dei fanatici, non sono normali, non so perché sono così. Ok, quindi direi che abbiamo raggiunto il villaggio, anche se dovevo fare tutta la traversata a modo, vabbè, traversata a modo, insomma, farlo un pochino più. Però siamo veloci, almeno c'è un po' più di, no? Un pochino più di roba interessante da vedere nella puntata. Quindi raggiungiamo il villaggio e appunto quindi non vediamo nessuno a giro. Quindi già passiamo, osserviamo il villaggio appunto da fuori, non vediamo nessun abitante. A questo punto io dico, gli chiedo a Lia, ti sai dov'è la biblioteca? Non tiro nemmeno, gli dice sì, più o meno lo so, me la ricordo, ma non è che sia comunque chissà quanto grande, è un piccolo borghetti, cioè è addirittura più piccolo di un villaggio, quindi veramente ha una o due strade messe in croce e se la biblioteca si trova. Il problema è che se questi ci vedono ci cacciano via, quindi passando inosservati, no? Insomma, muovendoci cautamente. Va bene, non c'è problema. Muoviamoci con circospezione, cercando di non farci vedere. Quindi attiviamo lo sneaking mode, che non mi ricordo assolutamente com'è che si chiama in italiano. Allora, il fatto di passare appunto così, no? Di soppiatto è un'abilità secondo me di destrezza. Ora io tirerò per loro due, ok? Direi che se uno di loro due supera la prova, la supera anche automaticamente. No, voglio. No, Elias voglio tirarli. Voglio vedere appunto la caratteristica di destrezza del buon Elias. Quindi facciamo destrezza di quanto c'ha. Speriamo che ce l'ha alta, eh? Sono 3 di 6. Ora vabbè che io ne tirerò 3 volte questo. 5, 6, 7, 8. Ah, vabbè, dai. Allora, Elias purtroppo non è molto abile in distese. È molto più bravo Virgil che ha 11, però. Allora, quindi dice: cavolo, tre prove però è tosta. Allora. Ci cominciamo a muovere, quindi parte Elias, che comunque è quello che è il primo che dovrebbe guidare il gruppo perché sa dov'è, bene o male, il negozio. Boh, ho fatto uno critico. Quindi Elias, forse appunto, ricordandosi appunto anche del passato appunto che ha avuto in questo villaggio, si muove con una
in modo molto molto silenzioso, come se fosse un ninja, ok? Non si fa vedere assolutamente, utilizza tutti i peggio posti per nascondersi. Allora, parto io, parte Serafina, quindi Serafina parte, fa un test che ovviamente scazza. Ha fatto 15, ha fatto, lei praticamente c'ha 13. Però no, ho fatto 13. E vabbè. Quindi, che li facciamo fare? Nel mentre si muove, quindi Elias si muove velocemente, rapido, silenzioso, si va a nascondere dietro alcuni barili. Faccino con la mano agli altri di seguire e Serafina dice: vado io. Si comincia a muovere. Nel mentre si muove, nella casa accanto ai barili dove è nascosto Elias, la porta si apre, esce fuori una persona, guarda perché ovviamente c'è Vergil che è nascosto, quindi Serafina è l'unica appunto che è visibile. Si accorge di Serafina che sta correndo verso. Si accorge, comincia a urlare: allarme, allarme, ci sono degli intrusi, tutte le armi, presto, presto, ci stanno attaccando. Giustamente, quindi ci scambiano per dei banditi. Quindi, disastro sta missione. Quindi, io provo, no, ma sono ostili questi, non, anche se provo a convincerli, non credo che ce la faccia, riesca, cioè, se riesco a provare a convincerli, questi sono a prescindere ostili, quindi questi ci attaccano. Quindi comincia a urlare, così a correre, a gridare, e vedi che piano piano le porte delle varie case si aprono e cominciano a uscire fuori gli abitanti armati. Ora, io l'Hamlet non so quanti abitanti di base sono, vediamo un po' se c'è scritto qua nel libro. Ah no, c'è anche la forma fermi, è un D3. Ok, è una forma tonda, quindi è tipo un piccolo cerchio con sì, tra 4 e 10 case intorno, appunto, alla strada centrale. Niente, praticamente arrivano degli abitanti. Quindi c'è da combattere, ragazzi. Ora presumo che vengono un D4. No, anzi, direi un D6 di guardie, per la cosa migliore da fare. Noi siamo 3. Ora non spiega qua in Old School Essential, almeno credo, non l'ho trovato, come gestire appunto i combattimenti con i seguaci e tutto quanto, però presumo che si fa un tiro normale. Lui ha, penso che abbia equipaggiato una, no, in teoria lui è un accoglio, quindi non dovrebbe combattere, quindi facciamo un D4 di guardie e vediamo quante sono. Sono 3, perfetto. Quindi intanto cerchiamo il profilo adatto, se c'è delle guardie o dei soldati, una cosa del genere, vediamo un po', perché non lo so, non lo so. Ma vediamo un po' le bestie strane. Un elfo no. Che razza sono intanto? Già, ottimo, vediamo un po' che razza sono. Perché non mi ha visto che razza sono? Tiro sulle Table Fables e vediamo appunto che razza sono. Tiro sulla tabella della razza per vedere principalmente di che razza sono questi abitanti. Tiro un D8, sono halfling. Quindi un piccolo villaggio di Halfling. A questo punto, Dio buono, lui
Quindi Virgil, quando vede una cosa del genere. No, non sono halfling, sono umani. Cioè, almeno quelli che ci stanno attaccando sono umani. No, non li vedo come una razza particolare, diciamo che sono classici umani che ci stanno attaccando. Vediamo. Nomade, no vabbè, no, nomade no. Sto cercando qualche profilo interessante. Pirata direi di no. Sanguisuga. Spirito, squalo. Statua vivente. Umano normale, eccoli qua. Umani che non fanno le avventure e non hanno una classe, perfetto. Ora qua dovrei andare a tirare per il dado vita. Qua dovrei tirare un D3. Tranquillamente, anzi no, sarebbe un D8 però dimezzato, quindi un D4 di vita. Utilizzo per fare prima le statistiche qua che ci sono appunto tra parentesi. Hanno 2 punti di ferita. Quindi sono 3 che hanno punti ferita. Quindi abbiamo, facciamo così. Quindi intanto vediamo con cosa sono armati, perché non lo so con cosa sono armati di base gli umani normali. Bello di incontri, no. Umano normale, sono armati con un attacco, fanno un D6 a seconda dell'arma, quindi facciamo proprio normale, base, 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 base. Quindi vediamo che ci vengono contro questi tre umani armati con armi un po' così a casaccia, o forconi con falcetti e questa roba qui. Domanda al master. Ma Elias può combattere? Direi che è un 50-50 perché non lo sappiamo se effettivamente Elias può combattere o meno. Elias può combattere. Cacchio! Presumo che sia armato con una. Allora, tira un D3. 1, 2, 3 spada, 4, 5, 6 pugnale. Ok, con una spada. Quindi Elias, il caro Elias, è armato con una normalissima spada. Ok. E si parte col combattimento, quindi sono 3 contro 3. Ok. Allora, Elias attualmente non l'hanno visto. Praticamente alcuni adesso stanno andando su questi 3 tutti contro Serafina, perché è l'unica appunto che vedono. Quindi intanto per il combattimento appunto bisogna vedere appunto l'iniziativa. Prendo altri dadi perché mi servono altri dadi per simulare un po' le varie cose. Quindi prendo i dadi che sono qua. Ah, facciamo così, facciamo questo e un D6 e il D20 anche per loro. Allora, facciamo un po' di roba interessante. Allora, intanto loro sono, abbiamo detto che sono 3, no? Ok, che sono appunto 3, ok? Questa diciamo è la salute di loro. Allora, intanto bisogna appunto vedere chi ha l'iniziativa, quindi se non sbaglio si tira un D6 e si tira il D6 per vedere chi ha l'iniziativa. Quindi chi fa il tiro più alto agisce per primo. Il dado nero siamo noi, questo qui blu sono gli abitanti. Cavolo, sono più veloci gli abitanti, quindi purtroppo agiscono gli abitanti. Quindi gli abitanti si scagliano tutti contro la povera Serafina, e
anzi, in teoria si muovono verso di lei, ma non l'attaccano, diciamo, perché ovviamente ce l'aggiungono. Quindi, appunto, io mi immagino che loro arrivano vicino, ma sono pronti per attaccarlo, cioè al prossimo turno l'attaccano. Tocca a Serafina a questo punto, che si muove davanti il primo e prova ad. Che facciamo? Ci andiamo. Non lo so se andarci in modo cattivo o andarci in modo silenzioso con i pugni. Vabbè, questi ci vogliono ammazzare, ma che cosa cavolo me ne frega. Questi sono stili, quindi io attacco. Allora, noi abbiamo di base. Eccola qua, la tabella tweet, l'attacco, l'attack 0 è questa. Quindi io attacco, tiro un D20 e sommo i bonus e tiri per colpire. Quindi io faccio, madonna che schifo però, 4-4 più il bonus per colpire che non ne abbiamo. E 4 è brutto, eh. Quindi lui in questo caso, vedo un attimo l'esempio. Noi praticamente non compriamo nulla, perché 4 manco c'è. Abbiamo tac 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 19, 0, non compriamo nulla. A questo punto, presumo che comunque sia a portata di mano anche Elias, quindi Elias con la sua spada, ancora diciamo tac 19, esce fuori dal nascondiglio e lo va praticamente ad attaccare alle spalle. Signore, il bonus della scia dello scudo se si attacca alle spalle, però praticamente no, non ce ne frega nulla. Quindi Elias si muove ed attacca. Peggio che mai, ho fatto 5, mamma mia che tristezza. Però devo dire la forza, ragazzi, perché ci sta anche dei bonus. Elias c'ha 11 boia, 12, 13, 14, 15, 17 di boia. Elias è fortissimo, aspetta. Elias ha 11, 12, 13, 14, 16, 17. Cioè, Elias ha 17 di base e di bonus. Bonus c'è un bel po', ragazzi. Ha più 2 nella mischia. Porca miseria. Quindi Elias ha un bonus di più 2 in CAC. Quindi lui avrebbe fatto 5 più 2, 7, ma purtroppo non lo colpisce. A questo punto esce fuori anche il buon Vergil, che ovviamente si avvicina a Serafina e a Elias per cercare di aiutarli, ma ovviamente non raggiunge il corpo a corpo. Quindi nuovo turno, nuovo round, vediamo l'iniziativa. E l'iniziativa è nostra, eh? Questa iniziativa questa volta è nostra. Quindi parte Elias che attacca subito uno dei due alle spalle. Quindi quello appunto che ha attaccato prima. Beh, ho fatto 12 più 2, 14. 14 vado a prendere classe armatura 5. Vediamo la classe armatura di queste persone. Avranno altissima. Beh, hanno 9. Quindi sì, quindi li prendo e di armi, di danno, ha una spada normale, fa un D8 di danni, quindi speriamo almeno che lo uccidiamo, almeno uno. Ok, ho fatto due, quindi uno è morto, quindi Elias riesce a uccidere uno degli abitanti. Ovviamente non sono tutti gli abitanti, che stanno attaccando, sono alcuni, sono questi tre appunto che sono partiti dall'attacco, poi gli altri speriamo che se ci sono, che sono tranquilli. E Serafino a questo punto attacca uno di quelli che ha davanti. Oh, niente, Serafina non è brava, eh. Serafina non ce la fa. E a questo punto Vergil si muove, va verso l'altro, quindi non quello impegnato con Serafina, quell'altro, e prova ad attaccarlo. Vergil fa 11. Non c'ha nessun bonus. E non lo colpisce. Attenzione.
lo colpisce, come lo dico, la classe armatura degli umani sono in 9, quindi lo colpisce perché c'ha 8, è migliore. Quindi lo colpisce. Che arma c'ha? Ah, c'è anche l'arco. A questo punto fermi. Allora, a questo punto invece di attaccarlo in corpo a corpo, lui sta a distanza, carica l'arco e attacca. Lo prende e gli fa un D6 di danno. Gli fa 2 danni e uno lo uccide. Ne rimane uno. A questo punto, essendo che ne rimane uno, dovrebbe fare un test, credo. Che è opzionale, però appunto lo voglio fare per il punteggio di morale. Quanto c'ha la morale loro? Vamos a vedere qua. Ok, morale. Ah, morale loro hanno 6. Devo tirare 2 di 6. Tiro 2 di 6. E se faccio più alto di 6, quindi faccio 7 o più, il mostro scappa. Niente, quindi niente. Praticamente questa, nonostante vede morire i suoi compagni, non gli frega nulla, continua a combattere e attacca Serafina. Attacca Serafina, ma non credo che la prende perché ha fatto 6 e non la prende e manca. Finisce il round, ne inizia un altro. Iniziativa. Tocca prima all'abitante che è ancora più infervorato. Attacca Serafina che non la prende. Risponde a questo punto Serafina davanti. Ma non credo che ti faccia nulla perché ho fatto 9. Il 9 non c'è. Attacca Elias a questo punto da dietro. Li faccio, non gli fa nulla. Virgil prova a questo punto a attaccare a distanza con. A distanza com'è? Aspettate. Ah, devo vedere a distanza quanto è. Attacca a distanza. Attacca attaccare. Sì, però allora. Ah, tiro un D20, d'accordo. Distanza per la gittata. Distanza abbiamo 11, quindi si tira. Io non ho, no, ho modificatori alla. No, non ho modificatori. Comunque lui attacca a distanza. Ma non lo prendo praticamente. Quindi termina il turno. Tocca a noi. Elias prova a ucciderla alle spalle. Ti fa un bel 16. Più 2 ti fa un bel 18. La prende tranquillamente. E la uccide. O lo uccide, comunque si può uccidere abitanti. Quindi appunto gli abitanti sono morti. Domanda a Miti. Quindi siamo riusciti ad uccidere gli abitanti, probabilmente prenderemo l'esperienza. Domanda a Mythic. Perché appunto io devo sapere. Ci sono altri membri del villaggio vivi, oltre a questi tre che ci hanno attaccato? 50 e 50. Sì. Porca miseria, ci sono. Domanda ancora più importante. Ci attaccano anche loro? Allora, quanto è probabile che ci attaccano? Sono ostili tanto, quindi è probabile che ci attaccano. È probabile, quindi sì, secondo me è probabile che ci attaccano. Quindi, boh, vediamo. Infatti ci attaccano. Oh, non finiremo mai, ragazzi, questa battaglia. E sarà lunghissimo questo episodio. E ci attaccano gli ultimi. Gli ultimi 6 membri. Cioè, gli ultimi 6 uomini vengono ad attaccarci. Allora.
Quindi iniziativa. Noi in lontananza vediamo loro che stanno venendo fuori per attaccarci, quindi altre persone stanno appunto venendo a farci male, ok? Sono in 6 in tutto, sono veramente, veramente, veramente tanti, ok? Hanno però 2 punti ferita. Allora, iniziativa, tocca a loro, si muovono e si avvicinano, quindi arrivano più o meno a un... sono ancora parecchio distante. Tocca a noi, l'unica cosa, noi stiamo fermi. Virgil comunque prova a spattaccarli, attaccarne uno a distanza, ok? Quindi direi che attacca, fa 13. Ottimo, Virgil. Fa 13. Li prende e l'arco fa un D6. Ne ammazza uno. Uno muore. Nuova iniziativa. Tocca a noi. Noi siamo fermi. Virgil di nuovo attacca con l'arco. Sto giro manca. Sto giro Virgil ha fatto schifo purtroppo. Quindi Virgil a questo giro manca. Noi aspettiamo, loro si avvicinano e arrivano a distanza di quasi di colpo a colpo. C'è cioè un movimento e poi si va in colpo a colpo. Porca miseria, proprio ora che dovevo fare buono. Attaccano loro. Allora, loro... Allora, rimangono in 5, ok? Rimangono in 5. Allora, direi che attacca... Prima muove uno e poi attacca, ok? Non ci prende. Muove l'altro, ci viene va accanto a... Il primo ha attaccato Serafina, l'altro va accanto a Serafina. Non la prende. Il terzo va accanto a Virgil, anzi no, questo accanto a Virgil non lo prende. Il quarto va accanto a Virgil e lo prende. Questo fa male, ragazzi. Questo fa male, 17 fa veramente male, eh. 17 fa veramente, veramente male. No, a Virgil, a Elias, scusate. Non so però la classe armatura di Elias, quindi dovrei anche andare a calcolare quella. Aspettate, com'era la sua armatura? La sua armatura è in base al carisma, credo. No, la destrezza. Vediamo la destrezza. Lui c'ha tanto. Lui c'ha 8. Un cazzo, c'ha 8 lui. Lui c'ha meno della classe armatura. Se non c'ha... Se è disarmato... È 9 di base. Di base è 9. Quindi come loro praticamente. E lo prendono. Allora, io lo prendo e vediamo quanto danno li fanno. A parte non so nemmeno la salute di Elias, nulla praticamente. Danno è un D6. Devo vedere però la salute di Elias. Ci sta che Elias ci muore subito, ragazzi, sapete? Ah, punti ferita sono 3. Tirando il tipo di dado appropriato per la sua classe. Allora, essendo che lui è un accolto, quindi presumo che sia tipo una sorta di chierico, lui avrebbe un D6 di dado vita. Diciamo che ha 6 di vita, ok? Ma così almeno non abbiamo problemi. A 6 di base, quindi possono ucciderlo con un singolo tiro di dado. Madonna, ragazzi, porca miseria, rimane con uno, quindi questi pazzi feriscono gravemente Elias. E adesso tocca a noi. Cioè, tocca a noi, tocca al nuovo round. No, tocca a noi invece, mi sa. Ah, Elias ti lo faccio allontanare. Faccio allontanare e lo mando verso Virgil. Virgil attacca, ne prende di mira uno, attacca con l'arco a distanza. Non lo prende. Serafina attacca quello che ha davanti.
Allora, io direi, se tocca a noi, di scappare. Così ci ammazzano. Questo è un buon modo per farci uccidere. Porca miseria, tocca a loro. Allora, Serafino ne ha addosso 4. Vediamo, il primo. No, ci ammazzo, questi ci ammazzano, ragazzi. Ci ammazzano questi. Si ammazzano. Ci ammazzano male. Ma attacco 20 questi stupidi fermi. 13 attacco 20 non prendono mai nemmeno. Sì, noi abbiamo armatura classe 4. Non la prendono. Non la prendono. Ok? Gli altri due si avventano contro sempre Serafino. L'attaccano. 17 la prendono. 17 la prendono. Ah, vedete, lei va a 3 e basta. Poi ci sarebbe anche un altro, ma no, non l'abbiamo preso. Uno lo prende. Allora, noi scappiamo. Noi scappiamo, no, cavolo, no, per forza, siamo pochi. Noi decidiamo di scappare. Quindi faccio una prova di. Com'è la fuga dal combattimento? Sai che possiamo fuggire normale o prendiamo attacco d'opportunità? Vediamo un po', perché non lo so mica io. Ok, praticamente lei, Serafina, assigliala, gli altri due li faccio scappare, cioè vanno fuori tipo a portata. Purtroppo la ritirata è che il combattente che corpo a corpo, in questo caso Sicilia, scappa, però si prende, l'avversario si prende un bonus, però tanto non ce la fanno ad aggiungerci, a meno che non tocca anche a loro, ma non ce la fanno. Pari, quindi tocca, si tira il dado, tocca di nuovo a loro, ma non ci arrivano. Comunque io mi muovo di tanto, noi siamo più veloci di loro, sono abitanti normali, quindi presumo che noi siamo più veloci di loro. E riusciamo a sfuggire fuori dal combattimento. E andiamo giù a rotta di collo dalla collina e ci riposiamo, ci sdraiamo. Una volta che siamo arrivati abbastanza lontani, ci sdraiamo stremati. E direi che terminiamo lì. Anzi, terminiamo qua l'episodio, ragazzi. Quindi. Diciamo forse che un pochino forzato perché non volevo farli morire in questo modo, però alla fine neanche tanto, perché comunque l'unica cosa che ho un pochino forzato è la fuga, diciamo, che potevo anche andare tranquillamente un pochino più farla un pochino più cattivella la fuga, però ci sta, dai, alla fine forse l'unico dubbio era Serafina, che forse dovevano, forse loro uno o due la raggiungevano e l'attaccavano, avrete potuto vedere appunto il movimento e tutto quanto, però non importa. Quindi è successo un bordello. Adesso io andrò a fare il bookkeeping fuori off camera. E niente, io vi ringrazio se avete visto questo episodio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella delle notifiche. E noi ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qua con il 50° anniversario di Dungeons & Dragons. E questa volta ce la siamo veramente, veramente vista brutta. Ciao!